Noi abbiamo presentato degli emendamenti in cui semplicemente riproponiamo quello che era stato deciso da tutta la Commissione serenamente e condiviso nella risoluzione originale. Perché se esiste un comitato paritetico di controllo e valutazione, bisogna dargli una dignità e un peso. Allora, se il comitato paritetico, dopo aver esaminato la risoluzione ed è stato fatto in modo veramente approfondito e corretto, faccio i miei complimenti al comitato, vota una risoluzione, cioè non la vota, ma dice tutti la condividiamo, abbiamo fatto due sedute in cui ognuno ha espresso i propri pareri e in cui è stato detto questi sono semplicemente dei suggerimenti da dare all'assessore a fronte di oggettive osservazioni, perché il comitato è obiettivo, non erano osservazioni fatte dal Movimento 5 Stelle, nonostante avessimo chiesto noi di fare questa valutazione, perché ci mancavano alcuni dati, ci pareva che non fossero state delle valutazioni, per esempio, preventive su quella che era la situazione informatica delle scuole, quindi poi come si fa a valutare l'efficacia successiva? E questo è uno degli emendamenti presentati ed è uno degli emendamenti che era stato correttamente, intelligentemente proposto dal comitato paritetico. Quindi quello che proponiamo non sono cose del Movimento 5 Stelle, ma erano cose che erano state condivise da tutti, e sottolineo tutti, i consiglieri della Commissione. Quindi non era solo un intervento della minoranza, ma era un intervento fatto dal Comitato e condiviso da tutti. Dopodiché, che cosa è successo? Noi avevamo aggiunto un punto che ripresentiamo anche come ordine del giorno sull'open source, perché è verso questo che va anche Agenda Digitale Lombarda. Quindi ci sembra molto corretto che gli assessorati, come peraltro è previsto, poi si confrontino con Agenda Digitale per applicare le migliori regole possibili a tutto quello che riguarda l'informatica, quindi indipendentemente da dove verrà applicata la parte informatica, però è giusto che Regione Lombardia si muova con coerenza. Quindi noi auspichiamo che l'assessorato veramente si coordini con Agenda Digitale per dare il miglior prodotto informatico possibile anche nelle scuole, ma che lo faccia con intelligenza. Quello che veniva scritto anche qui, e qui per quello abbiamo riaggiunto degli altri emendamenti che erano stati fatti, ripeto, dal comitato paritetico e approvati da tutti i consiglieri di tutte le forze politiche, quindi che si vada a valutare prima di dare questi contributi, perché 41 milioni sono veramente tanti, e ricordo che alcuni di questi soldi sono stati tolti all'edilizia scolastica, che venga valutata come impiegarli al meglio, in modo che non vengano investiti. Abbiamo fatto un accesso agli atti, ad esempio in una scuola della provincia di Varese sono stati investiti questi soldi, credo 90.000 euro, in iPad comprati da Euronics. Ora, per un investimento fatto con dei soldi pubblici, pensiamo che vada comunque stabilito qual è l'investimento migliore da fare nelle scuole, quali sono le risorse già disponibili nelle scuole. Abbiamo visto, questa è l'unica cosa che devo dire con piacere, che nella risoluzione nuova, che è stata svuotata da molte cose che erano previste nella risoluzione originale e che erano appunto suggerimenti, l'assessore Aprea ha detto che lei non poteva accettare questi alcuni suggerimenti perché l'eccessiva, e cito qui le sue parole, puntualizzazione di alcuni aspetti può risultare dannosa per lo sviluppo delle politiche dell'istruzione adottate da Regione Lombardia. Ora,
Io credo che sia questione, la questione sia di trovare il modo migliore di investire questi soldi. Dove ci viene ripetuto che i soldi sono sempre meno, bisogna trovare il modo di investirli bene. Quindi, per esempio, l'altra cosa che chiedevamo, che peraltro c'era nella prima edizione di Generazione Web, è che non venissero dati dei soldi indipendentemente dal numero di studenti presenti in una classe, ma che venissero valutate il numero di studenti. Quindi, in presenza di pochi studenti, non venisse data la stessa cifra che quando ce ne sono molti. Questo è evidentemente, ancora una volta, un aiuto a delle scuole, e di solito sono quelle casualmente paritarie, dove gli studenti in una classe sono molto pochi. Quindi noi ripresentiamo gli emendamenti per ritornare a quella che era la risoluzione originale, perché ci sembra così che sia rispettoso verso i consiglieri regionali, che hanno un comitato paritetico di valutazione proprio per valutare le leggi, valutare quello che sono, quella che è la validità, l'applicazione delle leggi, e suggerire agli assessori. Noi siamo stati eletti dal popolo, siamo garanti per il popolo e credo che abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di farlo, altrimenti togliamo la clausola di valutazione delle politiche e delle leggi, perché tanto è inutile. Grazie.